Legno, cuoio, ma anche tessuti, ferro battuto e metalli preziosi, insomma il meglio del fatto a mano. Il Borgo di Anghiari è pronto ad ospitare la 44esima edizione della mostra mercato dell'artigianato della Val Tiberina Toscana, in scena dal 25 aprile al 1 maggio 2019. Un'iniziativa che mirabilmente cuce insieme l'arte, l'artigianato e il turismo. Dal 25 aprile, in uno dei borghi più belli d'Italia, i nostri visitatori avranno l'opportunità di vedere le meravigliose creazioni dell'artigianato artistico tradizionale italiano e visitare un territorio straordinario, quindi una combinazione ottimale, e non è un caso che per questo motivo per 44 anni la mostra sta crescendo. Sono una settantina circa di personaggi che vengono e che saranno per tutto il periodo della fiera, saranno attivi all'interno della struttura del paese, che poi è una struttura ricettiva formidabile, come sapete, perché è lì da un migliaio di anni e quindi funziona sempre. Per Anghiari è una manifestazione molto interessante, come avete visto vive per tutto questo tempo, quindi vuol dire che un po' nella tradizione, ma anche cercando di innovare i contenuti, riesce a mantenere, come dicevo, al centro l'artigiano, al centro questa forza, diciamo, che gli artigiani con il loro lavoro rappresentano, insomma, sia per questa zona, ma credo per l'intera nazione. A far da splendida cornice all'evento, come sempre, sarà il fascino indiscutibile del borgo, dove per l'occasione si apriranno botteghe artigiane ed artistiche. Abbiamo il meglio del territorio, ma anche la possibilità di vedere quello che ci circonda. Ecco, cioè, Anghiari si veste a festa, e si veste a festa con gli artigiani. Gli artigiani sono quelli che vivono il territorio quotidianamente, c'è un attaccamento fortissimo con quello che è la tradizione e una spinta fortissima verso l'innovazione, che è l'unico sistema di rimanere comunque attuali pur agendo con sapienze che sono antiche. Quindi questo è veramente lo sposalizio perfetto, e Anghiari è una cornice ottima per illustrare questo percorso. Non solo artigianato, ma anche arte e cultura. Ci saranno dei personaggi illustri e popolari come il famoso imprenditore Cucinelli, ci sarà Philippe Daverio, in più ci saranno una serie di personaggi legati al mondo dell'artigianato, della cultura, dell'arte, che saranno in qualche modo intervistati da giornalisti, diciamo, anche di spessore internazionale e nazionale. Dunque questo farà modo che la mostra mercato dell'artigianato non sia soltanto una mostra, ma sia sempre più una kermesse.